Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Invecchiato Bene oppure No. Se avete visto il gameplay uscito alle 15, stesso di oggi, sapete già di cosa parleremo, vabbè, a parte poi titolo e miniatura, come sempre. Ovvero, oggi parliamo di Brutal Legend, un gioco che io mi sa che l'ho intravisto qualche volta in qualche negozio, tipo per versione PS3, però che non ho mai giocato né provato. Infatti è stato tutto completamente in blind. Io invece non lo conoscevo proprio, l'ho proprio visto nel catalogo del Game Pass. Però l'ho sempre scorso così, pensando che fosse una cosa un po' più... un po' troppo vecchia pure. Un gioco indie minore, non un gioco più così avvincente come è stato. No, infatti è stato molto... avvincente. Ricordiamo e ringraziamo che ci avete consigliato voi quando abbiamo sfogliato il Game Pass nel nostro video perché abbonarsi al Game Pass. Allora, adesso abbiamo letto che comunque il gioco è sviluppato dagli stessi sviluppatori di Psychonauts e roba varia ed è pubblicato sempre da EA, quindi ora non so però se è incluso... No, penso sia allora sul Game Pass Ultimate. Quindi sarà Game Pass Ultimate, probabilmente nel Game Pass normale non lo trovate. Comunque, il gioco di cosa tratta? Prima di passare al giudizio sempre remastered, remake original, il gioco tratta di questo protagonista Eddie, che diciamo ha ricevuto la fisionomia e il doppiaggio da Jack Black, che è questo attore comico, molto simpatico. Vabbè, pure abbastanza famoso. Famosissimo. E comunque, lui, questo Eddie, è un Rody. Non sapevamo cosa significava, l'abbiamo letto, questo Rody non è un musicista ma è tipo un tecnico che sta dietro al palcoscenico e gestisce il vario spettacolo e roba varia. Lui comunque è deluso ormai dalla musica moderna e dal genere suo che amava che è cambiato, sta lì scocciato che si rompe, però poi prende e muore schiattato da una cosa. Vabbè, muore appunto per salvare un membro della band. E si risveglia comunque in questa specie di mondo dark fantasy, comunque un po' nello stile del metal. Un po' alla Dante's Inferno. Comunque ci sono questi monaci alla Resident Evil 4 che lo minacciano e quindi lui prende un'ascia e prende la sua chitarra con cui può lanciare diverse magie tipo di tuono e fuoco e inizia questa sua fuga. Quello che abbiamo visto almeno nel gameplay e non siamo andati oltre per il momento. E devo dire comunque che è molto interessante perché graficamente in realtà è un po' scarsino, cioè si nota che non c'è quell'HD proprio puro. No, vabbè, in realtà più che l'HD, perché l'HD lo migliora un po' Xbox. Però il problema sono proprio come sono realizzati i personaggi, che si vede proprio che sono personaggi di un videogioco, dai. Vabbè, però quello a livello quello è pure un fattore di stile, questo sì. Però diciamo si vede che è molto vecchio, molto fine PS2, inizio PS3 come periodo, più o meno il periodo di uscita 2009. Però devo dire che a livello di gameplay comunque è giocabilissimo, visto che va un po' a scatti, quindi sembra che scatta un po' quando si muove, però la telecamera funziona bene, i controlli sono molto fluidi e comodi da utilizzare. I classici, ovviamente, ricorda molto un vecchio God of War o un Dante's Inferno, un po' misto anche con un Devil May Cry, volendo, ma non tanto, più Dante's Inferno, come detto. Però, ovviamente, con toni un po' più scherzosi, simpatici, ironici. C'è questa base del metal, adesso, come detto, noi non siamo appassionati di metal di nessun tipo, non sentiamo musica... Già ne sentiamo poca musica ormai in generale, metal ancora meno, e non apprezziamo di questo stile con questi borchi e roba varia, però l'umorismo è molto simpatico, il gioco in sé comunque devo dire che funziona. E poi vabbè, non è proprio incentrato sul metal, è giusto il contorno, la trama, una caratteristica del personaggio. Poi sì, probabilmente andando avanti nel gioco ci saranno dei riferimenti che magari a qualche cantante, a qualche gruppo famoso e altro, che chi è appassionato di metal sicuramente riesce a cogliere meglio. Magari vede un teschio e dice: oh, quello è lo stesso teschio del simbolo di quella band, mentre per noi è un teschio a caso. Sicuramente ci saranno riferimenti che gli appassionati vanno a cogliere un po' di più. Però comunque come gioco funziona ed è adatto anche a chi come noi non capisce niente di metal e roba varia. È tranquillamente giocabile e funziona molto bene. Andando sempre al senso della rubrica. Eh sì, se quindi va bene original, remastered o remake, diciamo questo è un gioco che si basa su tutti e tre i punti. Perché a livello di così com'è
pure incluso nel Game Pass. Va bene. Io me lo giocherei tranquillamente nel tempo libero, perché comunque è divertente, quindi è anche un po' uno stacco magari da giochi troppo pesanti con trame e atmosfere più pesanti. E quindi lo consiglierei tranquillamente a tutti. Però devo dire che una remastered mi farebbe piacere per vedere certe cose un po' più pulite, roba varia, e un remake ancora di più, perché tipo già solo all'inizio che arriva questo mostrone dal palcoscenico e si vede tutto questo fuoco, immagina ricreato con una grafica di adesso quanto bene renderebbe, come si vedrebbe proprio bella la scena. No, però io non sono d'accordo con te su questo punto di vista. Io penso che debba rimanere così com'è, perché lo stile è quello, quindi secondo me va bene così. Sì, ma io non parlo di intaccare lo stile grafico, di solito dico di tenere lo stesso stile un po' deformed, però ovviamente con una... tipo l'immagine, abbiamo qui davanti proprio l'immagine che è realizzata come se fosse una grafica di adesso, che poi non rispecchia qual è il gioco vero e proprio. Diciamo ricorda molto anche il primo Darksiders graficamente. È una grafica che comunque è vecchia, nelle ambientazioni... Vabbè, nelle ambientazioni sì, è vero. Ma anche solo se ci fai caso alla sequenza che abbiamo fatto con la macchina dove buttavamo per aria quei mostrini, con una possibilità che adesso lì i mostri venivano moltiplicati magari per 100, la strada era completamente piena, faceva tutto un altro scenario spettacolare rispetto adesso che ce n'erano giusto a gruppetti di 3 o 4 messi ai lati. Vabbè, però parlando proprio dello specifico della rubrica, io penso che vada bene così. Sì, vabbè, in verità lavorando sul fatto, cioè pensando sulla cosa di promuoverla adesso oppure no, come detto già in altre rubriche, ogni gioco ormai ha bisogno di un remake, perché si sa, se tu dici era una cosa fatta nel 2009 e una cosa fatta nel 2021, quella del 2021 se fatta con i mezzi del 2021 è sempre meglio. Però in verità comunque sì, è giocabile tranquillamente, non necessita proprio tipo dire non me lo riesco a giocare perché è inceppato, non me lo riesco a giocare perché è troppo brutto da vedere. Basta farci un po' l'occhio, un po' la mano e il gioco funziona tranquillamente senza nessun tipo di problema. Quindi sicuramente sarà una gioia rigiocarlo per chi l'ha già giocato al tempo e per chi invece lo deve ancora provare, cosa non sarà proprio un trauma, tipo dire, oh mio Dio, cos'è questa cosa, tipo il primo Infamous. Che là è stato più un effetto dire ma si vede proprio brutto brutto. Questo comunque sarà per lo stile che non punta sul realismo. Sì. Comunque riesce a un po' tipo Destroy All Humans. Sì. Là vabbè, un po' di più perché ovviamente la PS2, però come dire, funziona in modo suo. Sì, funziona, quindi secondo me va bene così. Sì, va bene così e per questo ci sentiamo di consigliarlo a chiunque lo voglia, ha intenzione di giocarlo. Lo trovate, come detto, sul Game Pass, pensiamo Ultimate, essendo di EA, però provate a guardare anche quello normale, magari lo trovate anche lì. Una bellissima sorpresa comunque questa di questo Brutal Legend, che sicuramente giocheremo, penso per fatti nostri, però non escludiamo che se abbiamo magari un buco in una live e siamo già su Xbox, potremmo anche decidere di continuarlo in live tipo su Twitch, non si sa mai. Vabbè, per il momento c'è questo gameplay. E comunque vogliamo ringraziarvi sempre per il consiglio, perché io sinceramente non l'avrei mai provato. No, vabbè, nemmeno io, perché lo vedevo molto un gioco tipo, sì, è Brutal Legend, sì, c'è questo qui che sembra che combatte, però pensavo che era proprio un gioco musicale. Cioè proprio un indie scarso solo sulla musica e basta, tipo premi i tasti per le note, vedi com'è bello il metal, tutto qui. Invece comunque è proprio un action adventure completo e divertente. Quindi grazie mille a tutti come sempre per i consigli che ci date sui vari giochi, sia durante i video offerte, durante i video perché abbonarsi, anche per le richieste qui di Invecchiato Bene. E come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!